del Partito Democratico di Cremona, sono ospiti i tre sindacati, CGIL, CISL, UIL e l'onorevole Cinzia Fontana. Il tema è quello della crisi economica in Italia, in Europa, nei nostri territori, il ruolo dei sindacati e soprattutto quali possono essere oggi le proposte più interessanti per riuscire a mordere sulla gravità della crisi, a invertire la tendenza al declino dell'Italia e delle regioni del Nord Italia che qui noi rappresentiamo e soprattutto quali sono le priorità, le urgenze che i sindacati possono chiedere e proporre alle forze di governo. Inizia Mino Grossi, che è segretario provinciale della UIL. Sì, grazie, buona serata a tutti. Il tema più importante di fronte a una crisi che ha questa caratteristica profonda, che sta durando ormai da molti anni, è quello ormai di prendere atto che la caduta della domanda interna nel Paese è molto forte. Non si può vivere soltanto sul tema delle esportazioni, questa è un'illusione sbagliata, e dobbiamo riportare reddito alle famiglie, ai pensionati, al lavoro, facendo un'operazione di natura fiscale fondamentale, e questo è il primo tema, che attraverso una revisione dell'IRPEF o comunque elementi di natura fiscale che riportano risorse alle famiglie. È il tema importante, la domanda interna del Paese è la vera politica industriale della quale abbiamo bisogno. E questo significa un'iniziativa forte da parte del governo che agisca con iniezioni positive per l'economia e non soltanto con operazioni di riduzione della spesa e dei costi, ma anche con operazioni di questa natura. Il secondo elemento importante è di sostenere con forza la ricollocazione del lavoro. Le politiche attive del lavoro sono una scoperta che abbiamo fatto da alcuni anni, è ancora insufficiente l'impegno su questo tema dalle regioni allo Stato e al governo, è importante che si mettano risorse per ricollocare le persone sui posti di lavoro. Noi facciamo una politica difensiva soltanto che è quella ovviamente di sostenere la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, ma è una politica difensiva importante che mantiene la gente sui posti di lavoro e che soffrono di questa crisi, ma l'elemento importante, fondamentale che ora ci serve è quello di ricollocare le persone. Politiche attive quindi e interventi su questo tema è l'elemento fondamentale, è il secondo sul quale noi lavoriamo in questo periodo. Mimmo Palmieri, segretario della CGIL. È quella dell'opportunità che noi non possiamo farci cogliere impreparati, soprattutto per quanto riguarda la regione Lombardia, è senz'altro un'opportunità importante che è data dai fondi europei, quella della programmazione dei fondi europei del 2014-2020, dove sono previsti circa 29 miliardi per il nostro paese. Proprio stamattina il Corriere della Sera faceva una riflessione molto ampia ma anche molto pesante su quanto invece è stato sfruttato dal nostro paese dal 2007-2013. Pensare che c'erano dei soldi a disposizione per il nostro paese non sono stati colti interamente, solamente il 40% di 27 miliardi sono stati portati a casa sotto forma di progettazione. Ecco, noi come CGIL e CISL continuiamo a parlarne anche su questo territorio perché ci deve essere un'importante ripresa di tutti i soggetti del territorio per fare in modo che queste dinamiche per portare a casa fondi europei tramite la regione deve essere compiuta. Due aspetti essenziali nuovi e quasi anche come percorsi obbligatori che la Commissione europea descrive attraverso i bandi europei è che per la prima volta c'è una percentuale importante che le regioni devono dare ai territori, pertanto il 5% del budget regionale, e la Commissione europea impone la possibilità di formare tavoli di concertazione territoriali per quanto riguarda le istituzioni, le associazioni imprenditoriali e le forze sociali. I temi sono i temi che interessano il nostro Paese, sono 11 temi pesanti per quanto riguarda sia l'emersione dal lavoro nero, sia per quanto riguarda la povertà, sia per quanto riguarda la coesione sociale. Sono temi importantissimi e sempre di più bisogna pertanto essere coesi all'interno del territorio e qui c'è necessità e bisogno anche di un sostegno, di una mano degli stessi consiglieri regionali per fare in modo che determinate risorse possano giungere anche sul territorio. Non è certamente un'azione esaustiva, ma può essere un buon inizio per cercare di contrastare la crisi anche a livello regionale nel nostro territorio. Giuseppe De Maria, CISL. Sì, credo che già i due colleghi abbiano messo nel mirino quelle che sono le azioni come sindacato unitario
intendiamo fare. Vorrei sottolineare che tutte queste proposte, tutte queste diciamo, iniziative sono state portate in Piazza Roma il 22 di giugno in una manifestazione unitaria che abbiamo svolto a Roma. Credo che sia importante sottolineare anche questo aspetto, il fatto che CGIL e CISL abbiano deciso in un momento molto molto difficile, drammatico oserei dire, riprendere un percorso e un dibattito che metta al centro quelle che sono le vere politiche che noi dobbiamo sollecitare a questo governo. Rifinanziamento della cassa integrazione, questo evidentemente è uno dei temi principali che non possiamo abbandonare. La crisi non finirà con il mese di dicembre, quindi bisogna cominciare a pensare anche come poter continuare anche per il prossimo periodo. L'altro aspetto è, non si può vivere di soli tagli, credo anzi che i tagli negli ultimi anni abbiano dato anche delle risposte non soddisfacenti. Bisogna lavorare per la crescita, bisogna lavorare per lo sviluppo, bisogna creare occupazione. L'altro aspetto grande come una casa è quello del fisco, la revisione di un sistema fiscale che va a picchiare purtroppo troppo sul lavoro dipendente e sui pensionati. Bisogna ridurre il peso del fisco su queste fasce, bisogna ridurre il peso del fisco su quelle aziende che intendono creare occupazione, quindi non più incentivi a pioggia, non più finanziamenti a pioggia, ma mirati, perché si vada a incentivare evidentemente chi può assumere. Ovviamente negli incentivi alle assunzioni bisogna tenere bisogna porre molta attenzione a due fasce: i giovani, che sono evidentemente uno dei problemi grossi del nostro paese, ma anche le persone che sono i cosiddetti over 50, over 45, quelli che se perdono il posto di lavoro fanno più fatica ad essere ricollocati. Ecco, su queste azioni noi abbiamo intrapreso ancora un cammino comune e credo che questa sarà la nostra piattaforma dell'estate e poi dell'autunno che verrà. Onorevole Cinzia Fontana. Con un paese che ha 7 milioni in questo momento, 7 milioni tra disoccupati, scoraggiati, cassi integrati a zero ore, persone che non stanno più nemmeno cercando il posto di lavoro, è evidente che si sta superando ogni sorta di tollerabilità politica e sociale su quello che riguarda appunto il tema del lavoro. Da qui quindi la doppia esigenza: da una parte quella di azioni, diciamo, urgenti e anche a breve termine, azioni che infatti il governo Letta ha intrapreso in queste settimane, pensiamo al 1,5 miliardi stanziato per il decreto sul lavoro, pensiamo al risultato sicuramente molto importante anche dal punto di vista strategico che in Europa si è riusciti in questi giorni a portare a casa, proprio perché il tema del lavoro, il tema della crescita è diventato uno degli elementi che al tavolo europeo è sicuramente ritornato prioritario, ma contemporaneamente ad altri decreti che spingono sulla politica industriale, perché è evidente che sembrano tante piccole gocce nel mare, però gli interventi che sono inseriti, io penso al decreto del fare, penso al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, penso al decreto sull'efficienza energetica, è evidente che sono tutti tasselli che aiutano rispetto al tema che veniva posto dalle organizzazioni sindacali sulla necessità anche di lavorare, anzi soprattutto di lavorare su una ripresa della domanda interna in questo paese. È evidente che contemporaneamente si sta ragionando e si sta valutando tutto l'impianto di revisione della cosiddetta riforma fiscale.
temi appunto che i sindacati hanno posto, stanno ponendo, ma dicevo sono due le esigenze: da una parte l'affrontare le emergenze con tutti questi interventi che cercano di rispondere alle necessità dell'oggi e al trovare ovviamente anche le risorse per rispondere a queste necessità. Pensiamo al grandissimo tema, ma poi ne parliamo in modo più approfondito, sulle risorse per la cassa integrazione in deroga anche nella nostra regione, però vi è anche l'esigenza, per se vogliamo ragionare di come riprendere la domanda interna, sulla visione anche lunga, cioè come investire e come far ripartire appunto la crescita e la domanda in questo paese. Ecco, questi sono gli elementi su cui come governo e come Parlamento stiamo affrontando, stiamo ragionando. Ripeto, ci sono interventi anche, io credo, importanti, nonostante alcune critiche mosse per il rischio di irrilevanza di questi interventi, ma io credo che sono tutte salvagenti, che nel momento in cui ci riferiamo a quella cifra di 7 milioni sono sicuramente indispensabili per poter cercare di dare una risposta.